Che fate? È la mia fotografia. Voi mi avete fatto vedere Napoli in fotografia, io vi faccio vedere morire me stesso in fotografia, no? Cavaliere, non perdiamo tempo, tra poco va sì rapido come lo avete voluto voi, non possiamo farla aspettare. Ciao, ciao cavaliere. Addio, coraggio, addio. Ciao. Muoio ferrovieristicamente. Cavaliere, il cuore debole, non me la sento di vedervi morire. Torno dopo a raccogliere i miseri resti, eh? Addio cavaliere. Ciao. Buon viaggio, eh? Buon viaggio, cavaliere! Ma come io, proprio io, dovevo tenere un figlio che di fronte al pericolo scappa! Ma già, quello non è figlio a me, quello è figlio a te. Quello non è mio, né tuo, chissà di chi sarà. È uno dei quei quattro che abbiamo adottato. Zitto, questo è il 138, il treno merci che fa manovra. Tu sei nervosa perché già da troppo tempo non compi nessuna impresa eroica, i giornali non parlano di te e non salvi nessuno, ecco. Ma sta zitto, fammi il piacere. La luce è accesa. Guarda, se non ci fossi io qua, eh? Oh, bollo, mamma sua, mamma sua, la la. Lo so, la cantorina della Roma Orte, la donna più decorata d'Italia. Perché che vorresti dire? Io sono venuta al mondo per questo. Io ho un prestigio da difendere. Una sacra missione la mia, capisci? E per la missione hai adottato altri quattro figli, guadagnandoti pure la medaglia. Per la migliore buona azione dell'anno. Senti, tu sei un... Ma che fa l'R37 questa sera? È in ritardo? Il passaggio a livello! Il passaggio a livello, adesso mi dimenticavo. Ma guarda. Che è successo? Che è successo, Catana? Quante volte ti devo dire che non devi giocare con le caccavelle? Gioco con le caccavelle, gioco. Esci, uno come te si deve ammalare di calli, di orecchioni, di meno varicose, ma non di gotta. La gotta è una malattia da signori. Pronto! Cantoniere Roma Orte 44. Già chiuso. Batto. Novità? Sì. Nessuna. E fuma. La gotta e io riempio la pipa. E lui fuma. Te, fuma. Sì, mangia. Però mangia. Questa pipa. Fuma, mangia, mangia. Dove sta la bambina? Quale bambina? Già, come se ne tenessimo 150. Una delle nove bambine che abbiamo. E là. Dove sta? Piano! Ah, esagerato! I bambini devono giocare, no? Tu vieni! Ah, bravo, tu stai qua. Vieni, eccolo qui. Finalmente sei arrivato. Vieni qua. Guarda, vedi. Guarda. Questa è mamma, questa sono io, mentre sto salvando quella bambina sospesa sulla rupe. Quella medaglia là, guarda, quella me la sono guadagnata io, fermando il treno, quando è caduto il ponte, e le altre, tutti atti di valore, tutti atti eroici. E tu, al primo accenno di incendio scappi, senza un ustione, una piccola bruciatura, una cosa qualunque, niente, vergogna! Ha fatto bene! Ma come ha fatto bene? Allora anch'io avrei fatto bene a lasciarti annegare quel giorno che ti stavi affogando nella bagnarola. Chi è affogando e negando? Hai portato col piede malato. Sì, ma ti do la medaglia anch'io, la vuoi dare? Non strillare così! Sono creature mie! Hanno sangue eroico nelle vene! Debbono muoversi! Vado fuori all'aperto! Vado a ispezionare le linee! Si tiro indietro. Ah, e voi così tirate indietro? Disteso sui binari? Ma
Perché forse voi conoscete un altro sistema per tirare indietro? No, allora? Ma perché dovete tirare per forza indietro? Non potete tirare avanti, per esempio. Niente affatto, sono costretto a tirare indietro. Perché forse è proibito? No, no, no. Allora? È proibito attraversare i binari, ma stendersi sopra i binari non è proibito affatto. Quindi per voi ci posso rimanere? Potete rimanere. Molto bene, grazie. Ditemi un pochettino, a che ora passa il treno di qua? Veramente dovrebbe essere già qui. Di solito l'R37 non fa mai ritardo. Ma a momenti verrà, a momenti sa. Ah, sì? Ah, è un vero disservizio. Mi dispiace, ma io vado a morire da un'altra parte. No, no, vi prego. Perché ci volete fare questo torto? No, come sicuro qua non si muore da nessuna parte. Rimanete, adesso lo vedete arrivare, adesso viene. Eccolo! Eh? Eccolo, arriva! Eccolo qua! Eccolo! 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 Che cosa fate? Zittatoci! Fermate il treno! Ferma! Fermate! Mettete i freni! Macchiniste! Via! Fermate! Fermi! 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 Un uomo sui binari! Si voleva suicidare! L'ho salvato io! Io l'ho salvato! Teresa mi ha sbagliato Mantoglio! La condomiera della Romarta! Dove sono i giornalisti che possono raccontare tutto il fatto? Che possono dire come è andato se non ci stavo io? Moriva! Moriva! Ecco, io l'ho salvato! Anche l'eroina della Roma Orte. Va bene, non preoccupatevi. Mi ammazzerò a costo di rimetterci la pelle. Che pensi?